Sono pieno di stupore e di commozione anche, unito anche a gratitudine per la fantasia della carità che le persone, ma le parrocchie, gli istituti religiosi hanno saputo creare in questo spazio di tempo con grande afflusso di volontari. E questo credo che sia il primo frutto. Cioè, la Caritas non è un'organizzazione che deve provvedere a quanti sono, a come devono essere sistemati i vari profughi, eccetera, eccetera. Perché questo è un compito dello Stato. Bisogna che sia ben chiaro che questo è un compito che deve prendersi, assumersi responsabilmente lo Stato, e in parte lo sta facendo. Però la Chiesa deve preoccuparsi di fare in modo che sia animata la comunità cristiana dalla carità, prendendo lo spunto dalle realtà ordinarie, in questo caso sono i profughi che ci visitano, che Dio ce li manda. E se Dio ce li manda vuol dire che noi dobbiamo sapere utilizzare come opportunità questa situazione, che non è facile, nessuno ha le risposte immediate, con un tocco di bacchetta magica sistemiamo tutto. Certo, io sono rimasto piacevolmente sorpreso per questo impegno che parecchie comunità hanno fatto durante questi mesi, questo è vero, no?